La mozione, dico due cose, che se si decide di mettere in votazione noi voteremo a favore comunque, come è stato annunciato anche dal consigliere De Vincenzi, non argomento. Però penso che sia abbastanza ragionevole la proposta che ha fatto l'assessore Gianpedrone per alcune ragioni, non solo perché nella mozione fatalmente ci sono alcuni dati che ormai risalgono a tempi passati, diciamo perché nel frattempo gli eventi sono andati avanti, ma anche perché varrebbe la pena in commissione inquadrare altri due temi. Uno esula da questa mozione, ma mi sembra un tema importante, cioè accanto alle procedure di bonifica ci sono le procedure di reindustrializzazione dell'area che meriterebbero un adeguato approfondimento. Questa è una mozione che mi immagino sia simile a quella che è stata presentata in Piemonte, ne sento molto gli echi sostanzialmente, cioè sento molto gli echi dell'impostazione piemontese. L'impostazione ligure è sempre stata attenta ai valori ambientali, ma attenta anche ai valori produttivi e alla reindustrializzazione dell'area. Su questa mozione viene sollevato il tema del risarcimento del danno. Ora, oltre al fatto che siamo ancora in presenza di un contenzioso, a me non risulta che ci sia una posizione condivisa tra Piemonte e Liguria, diciamo, su questo. O sì, penso che su questo comunque un'informativa dell'assessore sarebbe utile, perché so che è sempre stato un tema di discussione non banale, diciamo, no? Perché quando si è risolto il contenzioso con l'azienda, poi c'è però il tema di come ripartirlo, il risarcimento del danno, diciamo, che è un altro tema che meriterebbe. Certamente diverse, ma varrebbe la pena sapere come ci va a quella partita la Regione Liguria, perché siccome è una partita consistente e non banale, conoscere qual è l'impostazione della Regione sarebbe ugualmente interessante. Questo per dire che se il consigliere Melis decide di sottoporla al voto, avrà il voto favorevole del Partito Democratico; se decide di andare in commissione lo riterremo ancora più opportuno, perché c'è la possibilità di approfondire alcuni aspetti che non sono stati oggi risolti.